First of all, I offer my Sastang Dandavat Puspanjali, my heart like flowers thousands of times, the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual guru, Asmadeya Paramarajatam Guru Padapadma, Nityalila Pravishta Om Vishnupad, Ashtotara Sadashishimad, Rupa Nugacharya Varya, Srila Bhakti Vedanta Narayan Goswami. Prima di tutto offro in omaggio al mio cuore migliaia di volte come petali di fiore al mio maestro spirituale Srila Bhaktivedanta Narayan Maharaj. Secondly, I offer my pranam thousands of times to my guru's guru and to his guru and to all the great saints in our unbroken spiritual tradition going back thousands of years to Sri Krishna himself. Poi offro i miei omaggi al maestro del mio maestro, Srila Prabhupada, e a tutti i grandi santi nella catena disciplica che arriva fino a Sri Krishna stesso. And finally, I offer my pranam to all the assembled devotees, Panchakalpa Turgasthaka. E alla fine offro il mio omaggio a tutti i devoti qua presenti. In the Upanishads, meditated. In the Upanishads, scritto. Nama Chitami Krishna. Chaitanya Rasavitaha. Nitya Sutan. Kuna Shudho Nitya Mukto. Abhinatham Nama Namino. The name of Sri Krishna is Chintamani. A wish fulfilling jewel. Il nome di Sri Krishna è come un cintamani, un gioiello che soddisfa i desideri. You know that diamonds are very valuable in this world. Sapete che i diamanti in questo mondo hanno un grande valore. But cintamani is such a jewel. Whatever you want, it manifests that object. Al Cintamani è un gioiello della tradizione che qualsiasi cosa desideri lui lo manifesta. So how much more valuable is Cintamani? Quindi quanto valore può avere questo gioiello, il Cintamani? From the mystical Cintamani, if you ask, give me millions of diamonds every day it can supply. Quindi se hai un Cintamani mistico, gli chiedi dammi milioni di gioielli, lui ogni giorno ti dà milioni di gioielli. So the Vedas are telling us this name of Krishna. It's like that Chintamani. Anything and everything that you can want, and also what is even beyond your imagination, this name of Krishna can supply.
I Veda dicono che il nome di Krishna è come questo Cintamani. Ogni desiderio puoi avere, qualsiasi tipo di desiderio, il nome di Krishna può soddisfartelo. Chaitanya Rasa Vigraha. The name of Krishna is Chaitanya, fully conscious. Il nome di Krishna è Chaitanya, ha una piena coscienza. Rasa Vigraha. It is the embodiment of all ecstatic sentiments of love. Rasa Vigraha, dentro di lui ci sono tutti i sentimenti estatici dell'amore. Purana. It is complete and inexhaustible. È completo e è inesauribile. It is Shuddha, beyond this material existence. È Shuddha, è pure. oltre questa esistenza materiale, è puro. Nitya, eternal. Nitya, eterno. And Mukta, liberated from the limitations of time, space and destiny. Mukta, libero dalle limitazioni del tempo e dello spazio. Abhinatvam nama namino, because the syllables of the name Krishna and the Supreme Personality of Godhead himself are non-different. Perché le sillabe del nome Krishna e la Suprema Personalità di Dio non sono differenti l'uno con l'altro. So everyone hears this. It is not an uncommon explanation of the holy name. Quindi ognuno di voi che ascolta questo santo nome non c'è una spiegazione comune per questo santo nome. But everyone receives that message in a different way. Ma ognuno di voi riceve questo messaggio in un modo diverso. According to their level of spiritual qualification. Questo in base al livello della qualificazione spirituale di ognuno di noi. For example, once there was one wealthy man. Per esempio, un giorno c'era un uomo molto ricco. And he bought one big old mansion. E lui lui aveva una grande vecchia mansione, una casa, una villa. Chateau. So he wanted to restore it. Quindi lui voleva restaurarla. So he sent his workers there. Quindi lui portò i suoi lavoratori, li mandò lì. So the workers were digging. Allora questi lavoratori stavano scavando. And one of them found a diamond. E uno di loro, mentre scavava, trovò un diamante. So then he told his boss, he said, I found this when I was digging. Quindi disse al suo capo, ho trovato questo mentre stavo scavando. He didn't know it was a diamond. Maybe it's glass. Non sapeva che era un diamante, pensava forse è solo vetro. Perhaps your children will like to play with it. Quindi glielo dico, magari gli piace giocare con esso. So then that wealthy man, he said, oh, thank you. Here, have 20 euros. Allora quest'uomo ricco gli fa, oh, grazie, eccoti, ti do 20 euro. So then he took that 20 euros and he thought, that's good. E allora quest'uomo prese 20 euro e pensò, ah, che bello. I can buy a few drinks with that. Adesso vado a comprarmi da bere. So now that wealthy man, he took the diamond. He went to one city. To one gemologist, allora to examine it. Questo uomo ricco prese questo diamante e andò in città, andò da un orafo. So that jeweler, he took his glass and he was looking. Allora questo orafo prese la sua lente e iniziò a osservarlo. He said, you know, this is worth $100,000. Sai, questo diamante costa $100,000. So if you want, I will buy it from you. Quindi se vuoi io lo comprerò da te. So then that man said, no, no, I'll keep it. Allora quest'uomo era talmente ricco che disse, no, no, me lo tengo io, grazie. Then he went to another city. Allora andò in un'altra città. And he went to an expert there. E andò da un esperto in quest'altra città. So the expert was looking at it. Allora l'esperto lo osservava. Wow. E disse, wow. This is worth $1,000,000. Questo gioiello vale $1,000,000. If you like, I will purchase it from you. Se vuoi, io lo comprerò. No, no, I'll keep it. Allora quest'uomo ricco disse, no, no, me lo tengo, grazie. So he went to another city. Allora andò in un'altra città. And the expert looked at it there. E un esperto di quella città lo osservava. This is wonderful. Questo è bellissimo. This is worth $3,000,000. Questo gioiello vale $3,000,000. So,
All these different people, they are giving a different value to the same object. Ognuna di queste persone differenti ha dato un valore diverso allo stesso oggetto. Why? Perché? The first person, the worker, he has no education at all. La prima persona, il lavoratore che l'ha trovato, non aveva dell'educazione per niente. Then the first expert. Il primo esperto. He knew it was worth much more, but he set a lower price because he wanted to buy it. Sapeva che valeva di più, ma gli ha detto un prezzo minore perché lo voleva comprare. So he was a cheater. Quindi era un l'ha ingannato. And other experts also, they're mixed. They're telling a high price, but also lower than they expect because they want to take it for themselves. Ma gli altri due esperti anche hanno detto un prezzo sicuramente maggiore, ma anche loro hanno un po' detto una specie di bugia perché volevano guadagnarci qualcosa. So, who will give the actual price, the correct value? Quindi chi darà il prezzo reale a questo oggetto? First of all, someone who is honest. Prima di tutto una persona che è onesta. And secondly, also someone who has perfect knowledge. E in secondo luogo una persona che ha una conoscenza perfetta di quell'oggetto. Not others. Non nessun altro. So the same is there in relation to the holy name. Lo stesso vale per in relazione al santo nome. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram. So many persons, they may receive this mantra from Guru. Tante persone possono ricevere questo mantra, ascoltarlo dal Guru. But they will think it's worth different. Ma ognuno di loro penserà che ha un valore differente. One person thinks this is worth chanting for 20 minutes. Una persona penserà ne vale la pena di cantarlo per 20 minuti. In 24 hours, 20 minutes is okay. Su 24 ore, 20 minuti vanno bene. Another person will say, oh, Gurudev told me not less than 16 rounds. Un'altra persona penserà, oh, Gurudeva mi ha detto non meno di 16 giri, ovvero 2 ore. So they try to chant for 2 hours every day. 16 rounds is about 2 hours. Quindi cercano di cantare per questo nome per 2 ore al giorno. So they are better, more qualified. Loro sicuramente sono più qualificati dei primi. And those who they have a history of practice of doing sadhana. The practice of bhakti yoga from the previous lives. Mentre coloro che hanno una storia di praticare il bhakti yoga, lo yoga della devozione dalla vita precedente. Then they will immediately begin to chant so much. 64 rounds, 80 rounds, 100 rounds. Loro immediatamente inizieranno a cantare talmente tanto, 64 giri, anche di più. 1 lakh, 2 lakh, 3 lakh. 1 lakh, 2 lakh, 3 lakh. Huh? Because as Sri Krishna has said in Bhagavad Gita. Perché Krishna disse nella Bhagavad Gita. Yesham tu antagatam papam jananam punya karmanam te dvandva moha nemukta bhajanti mam drida vratah. Hey Arjuna. Arjuna, le persone hanno agito molto io nella loro vita precedente, anche in questa. You see, when a person acts impiously, then their consciousness becomes dark. Quando una persona agisce in modo impuro, la loro coscienza diventa oscura. And it cannot accommodate even the possibility that God exists. E loro non possono nemmeno accomodare la possibilità che Dio esista. But those who in several lifetimes have behaved in a very ethical, moral way. Ma coloro che in diverse vite si sono comportati in un modo molto etico, seguendo una moralità, then naturally the heart is clear enough to think, oh, there must be God. Loro naturalmente avranno un cuore pulito a sufficienza per pensare in modo spontaneo, oh, ci deve essere qualche Dio. But only those who have met with saints. Ma solo coloro che hanno avuto un incontro fisico con un santo. Who with their eyes have seen a saint. Che con i loro occhi hanno visto un santo and listen to them describe the divine nature.
e che li hanno ascoltati parlare della natura divina. Then they receive a vishesh sanskar, that means a special intense impression in their consciousness which guides their life and future lives. Loro riceveranno un'impressione molto forte nell'inconscio che li guiderà nelle loro prossime vite. It is beyond the uncertainty of limited human rationale. Questo fatto è al di là della razionalità limitata dell'uomo. So those who have received that strong impression and begin to serve. Coloro che hanno ricevuto questa forte impressione e hanno iniziato a servire. In this life and their previous lives. In questa vita e in qualche vita precedente. And they leave all types of sinful activities. E riescono ad abbandonare tutti i tipi di attività peccaminose. When we leave the sinful activities, that means that our karma is going away. Quando stanno per abbandonare le attività peccaminose, significa che il loro karma si sta distruggendo. Because when we act against the dharma, the laws of nature, it leaves an impression which again makes us perform that same activity in the next life and the next life. So when we leave the sinful activities, this is the sign that our internal impressions are not acting upon us anymore. Perché quando noi podemos controlar las actividades pecaminosas y las dejamos de practicar, significa que nuestras reacciones pasadas. Perché quando noi smettiamo di praticare le attività peccaminose significa che le nostre azioni passate están desvaneciendo ya, que el karma se está desapareciendo. Che il karma sta sparendo. So, yesham to antagatam papam jananam punya karmanam te dvandva moha nirmukta. Then, when the mind is no longer disturbed by the past karmas, it becomes free from duality. Quando la mente non è più disturbata dal karma passato, noi diventiamo liberi dalle dualità. The dualities of happiness and distress, attachment and aversion. Le dualità di felicità e tristezza, e attaccamento e distacco. And in that very steady consciousness, that person, they can engage in bhajan, serving Sri Krishna. E in quella coscienza stabile noi possiamo impegnarci nel bhajan, nel servire Sri Krishna. Bhajanti mam dridabrata, with very firm determination. Con una determinazione molto forte. So, how the spiritual master is giving the holy name, but how we receive it, that is relative to our adhikar, our level of eligibility. Quindi il maestro spirituale ci dà il mantra, ma il modo in cui noi lo comprendiamo dipende dalla nostra eleggibilità. So, to elevate our eligibility. Quindi per elevare la nostra eleggibilità, how can we do it? Come possiamo farlo? First of all, we'll have to be very sincere. Prima di tutto dobbiamo essere molto sinceri. To give up duplicity. Dobbiamo abbandonare ogni forma di duplicità. Or speaking one thing and doing another. Questo significa che parliamo una cosa, diciamo una cosa, ma in realtà ne facciamo un'altra. Either I am a soul and Krishna's eternal servant, or I am a material being. Nel senso che io o sono un'anima, un servitore di Dio, oppure sono un essere materiale. So if I am Krishna's servant, then I should be always serving. Quindi se io mi considero un servitore di Krishna, dovrei sempre servire. This is simplicity. Questa è la semplicità. And, this, even this will not be enough. Ma anche questo non sarà abbastanza. But we'll have to have sadhu sangha. Dovremmo avere anche il sadhu sangha. The association of saints. L'associazione con i santi. And serve them. E dovremmo servirli. This is most important. Questa è la cosa più importante. To serve under the guidance of the saints. Servire sotto la guida di un santo. Because then we receive more and more sanskars, deep impressions. Perché in quel modo noi otterremo delle impressioni più profonde. And our consciousness begins to conform to the nature of that saint's consciousness. E la nostra coscienza si avvicina alla coscienza di questa persona santa. We become like those with whom we associate and to whom we revere. Perché noi diventiamo sempre simili a coloro con cui ci associamo e coloro che si rivelano a noi. Just like
If you criticize someone, you see all their bad qualities will come to you very soon. Come se voi criticate qualcuno, voi vedrete molto presto che queste cose che criticate entreranno nella vostra vita. But the upside of this phenomena is if there is this transcendentally situated person and we honor them and serve them, then their divine qualities also come to us very soon. Allo stesso modo, se noi onoriamo qualcuno con delle buone qualità, le sue buone qualità verranno a noi molto presto. Then we can relish and experience the nature of the Hare Krishna Mahamantra. Se noi lo facciamo con un santo, in quel modo potremmo assaporare il sapore del Mahamantra. So I want to share with you one biography of a saint, how he came from being a worldly person to God realization. Ora vi voglio parlare della biografia di un santo, di come lui diventò da una persona di questo mondo materiale a una persona con una realizzazione spirituale. So please listen very attentively. Per favore, ascoltate con molta attenzione. More than 5000 years ago in South India. Molto più di 5000 anni fa nel sud dell'India. There was a kingdom called Travancore. C'era un regno chiamato così. And the king of Travancore, his name was Dhridavrata Maharaj. Il re di Travancore si chiamava così. So this kingdom, this king was very powerful. Questo re era molto potente. But he never had the pride, I am the king of Travancore. Ma lui non aveva mai l'orgoglio di dire, ah, io sono il re di Travancore. He thought, I am only a caretaker. Lui pensava, io sono solo a caretaker. Sono solo colui che si prende cura. Because the owner of this kingdom and of all kingdoms is Supreme Lord Bhagavan. Perché il in realtà il proprietario di questo regno, come di tutti gli altri regni che esistono, è il Signore. Le divinità form is called Padmanabha. In questo tempio, nella sua forma opulenta, si chiamava così. So the king, he used to go two times every day in front of the deity Ananta Padmanabha and bow down. Il re due volte a settimana era uso avvicinarsi a questa divinità e onorarla. Then he would take out his record of all his administrative decisions and he would give a report to the deity. Dopodiché prendeva il suo taccuino con tutte le decisioni amministrative e faceva una sorta di report alle divinità di questa attività. Today we have instituted these policies in education and this is our military budget and this is our financial. Questo è il nostro, questo è il riassunto economico, queste sono le, questo abbiamo investito nelle spese militari, poi abbiamo fatto un'attività per l'educazione. So in this way the king would come every day to God and bow down and give report two times every day. In questo modo lui due volte al giorno andava davanti a queste divinità e gli faceva un report di tutto quello che decidevano. Because you are the king of kings. Perché tu, mio signore, sei il re dei re. I am only your servant. Io sono solo il tuo servitore. And he used to give so many jewels and gold. E lui era uso a dare talmente tanti gioielli e oro. You may have a doubt in what I'm saying. E forse voi avrete un dubbio di quello che dico. But the family, this royal family, they used to keep the jewels of the deity in the chamber inside the temple in six rooms. Questa famiglia era usa a tenere tutto l'oro e gioielli, dell'oro e dei gioielli dentro questo tempio in sei stanze. And they were kept locked. E era chiuso. So, in the 2011, only six years ago. Quindi nel 2011, solo sei anni fa. Did anyone see it in the news? Qualcuno di voi l'ha letto in nelle 2011, news? The Indian government opened five of the chambers of the treasure of the Ananta Padmanabha. Il governo indiano riuscì ad aprire cinque delle stanze di questo regno. They found huge statues of gold covered in jewels. Loro trovarono delle grandi statue d'oro coperte di gioielli. So many ornaments and necklaces. Molti ornamenti. After opening five rooms, they found estimated $22 billion of
gold and jewels. Loro trovarono 22 milioni di dollari in oro e gioielli dentro queste cinque stanze. Then after some time they opened the last chamber. Dopo qualche tempo hanno aperto l'ultima, la sesta. And they found even more, so the total was estimated $1 trillion. E ne hanno trovato ancora di più, quindi in tutto è un trilione di dollari. Did you see it in the news? Did everyone see that? C'è un miliardo. Yeah, it was only 6 years ago. Qualcuno di voi l'ha visto alle news? È successo solo sei anni fa. So it is the biggest treasury of gold and jewels in the history of recorded history. È il gioiello più grande mai trovato nella storia. You can look it up on Wikipedia. They will also tell. The greatest treasury in the history of history. Voi potete cercare su internet il più grande tesoro mai trovato nella storia. So I'm not joking when I say this king was very very powerful. Quindi non sto scherzando quando dico che questo re era molto molto potente. And everything he was giving to Krishna. E tutto questo oro, tutta questa ricchezza lui la donava a Krishna. Only 5000 years later they found what he'd given. E 5000 anni fa questo è successo. So this king, he did not have a son. Questo re non aveva un figlio. So that was a very big problem because who will be the next king? Questo era un grande problema perché chi diventerà il prossimo re? So he was praying, oh God, please bless me with a son. E quindi lui pregava, oh Dio, per favore benedicimi con un figlio. And along with his priests, they were doing fire sacrifices. E con i suoi preti loro facevano dei sacrifici del fuoco. We will do a fire sacrifice just now. Oggi ne faremo uno anche noi. But not for a son. Ma non per il figlio. For the son of Madhya Shoda. Per il figlio di Madhya Shoda. So after some time, Lord Narayan blessed him, you will have a son. Allora dopo del tempo il signore Narayan lo benedì, tu avrai un figlio. So in the year 3075 BC. Quindi nell'anno 3600 prima di Cristo. His son was born. And he gave the name Prince Kulashekar. Suo figlio nacque, gli diede il nome principe Kulashekar. Kulashekar means the crest jewel of his dynasty. Kulashekar significa il gioiello principale della corona della sua dinastia. So when he was a boy, he had a very good and thorough education. Quando lui era un ragazzino, ha avuto una buona, davvero buona educazione. In Sanskrit. In Sanskrito, in philosophy. Nella filosofia. And of course he had to learn about martial arts, military strategy, diplomacy, politics. Gli fu insegnato sulle arti marziali, sulla difesa militare, sulla strategia. So then when he became mature, then his father decided to retire and hand the kingdom over to him. So the prince Kulashekar would become Kulashekar Maharaj. Quindi quando il padre divenne anziano e si ritirò, quando il figlio fu abbastanza maturo, si ritirò e gli diede il regno. E lui si chiamò Kulashekar Maharaj. So just see how wonderful it is. Quindi guardate quanto è bello. That a king like Dhritarashtra, when it was time to go into battle, the king had to go fight. E quando fu il tempo della battaglia lui andò a combattere. They couldn't stay home in their bunker. Loro non riuscivano a rimanere a and casa send others to die. Dentro il loro bunker mentre i loro soldati andavano a morire. And then when he came to his late middle age. E quando lui arrivò alla sua età media avanzata. He retired. Lui si ritirò. Eh? Not to the Bahamas. Non alle Bahamas. In those days, when the king would retire, they would take Vanaprastha. Quando i re si ritiravano, quei tempi prendevano il Vanaprastha. That means they would leave their palace, their money, their nice clothes and live in the forest. Questo significa che quando abbandonavano il loro palazzo, i loro bei vestiti, andavano nella foresta. Dressed only in a deer skin. E vestiti solo di una pelle di cerbiatto. Not combing their hair. Senza not shaving. Senza tagliarsi i capelli e la barba. And doing austerities and meditating on God until death. E facevano austerità, rinuncia, meditavano su Dio fino alla morte. So try to understand what was the standard of the character of the persons in Vedic culture. Quindi immaginate qual era
il valore dei personaggi nella cultura vedica. Because as a person gets older, they should realize death is coming. Perché quando una persona diventa vecchia dovrebbe realizzare che la morte sta arrivando. If you don't make a very great effort to purify your consciousness, you will have to take birth again. E se non fate uno sforzo per purificare la vostra coscienza, dovrete nascere di nuovo. So now the young Kulashekar Maharaj was ruling. Quindi adesso Kulashekar Maharaj stava regnando. And he protected all the weak and innocent people. E lui proteggeva tutte le persone deboli e innocenti. And those who were cruel, they were living in fear of him. E coloro che erano crudeli, loro vivevano nella paura di lui. He ruled over the society with justice and generosity. Lui governava con giustizia e generosità. But like most of us in this world, he was thinking, I am doing all these great things. Ma come la maggior parte delle persone in questo mondo, lui pensava, sono io che sto facendo tutte queste grandi cose. In other words, he had bodily identification. In altre parole, lui era identificato con il proprio corpo. But still he would follow the traditions of his forefathers. Ma comunque, nonostante questo, lui seguiva la buona tradizione del suo padre. If you don't follow the traditions of your forefathers, your civilization will implode. Se voi non seguite le tradizioni dei vostri padri buoni, che hanno lasciato un buon messaggio, la vostra società imploderà. There is no escaping it. No, non c'è modo di scappare a questo. Yes, I'm speaking to everyone in Europe. Io sto parlando di tutti gli europei. So, Kulashekar Maharaj, he used to go like his father to the temple every day and give a report to the deity. Quindi Kulashekar Maharaj ha mantenuto la tradizione di andare dalle divinità come faceva il padre e fare un report di tutta l'amministrazione. And gradually, by performing his duty and offering the fruit of his duty to God, he became slowly purified. E gradualmente, per il fatto che lui offriva questa amministrazione, i frutti del proprio governo al Signore, lui divenne purificato. The mode of ignorance, tamagun, went away. Quindi l'ignoranza che opprimeva la sua testa andò via. And the rajagun, the mode of passion, went away. E anche la passione andò via. And he rose up to sattvagun, the mode of goodness. E lui divenne sattvagun, virtuoso. So sattvat sanjayate gyanam. When sattvagun is prominent due to the practice of dharma, religious principles, then knowledge appears. Quando il sattvagun, la virtù, predomina nella nostra mente grazie al fatto che facciamo delle attività spirituali purificanti, la conoscenza appare. When knowledge appears, then you can subjectively, intuitively experience that I am a soul. Quando la conoscenza appare, noi intuitivamente possiamo sperimentare come siamo l'anima. And this world is full of misery. E come questo mondo in realtà è pieno di miseria. Even though he was a powerful king, when he sat on the throne, he felt like a man sitting on the gallows with the noose around his neck. Quando lui, nonostante lui era un re, quando si sedeva sul proprio trono, si sentiva come un re, sì, come una persona che si sedeva per essere impiccato. Understand? You see? If someone will make you the king, se qualcuno ti rende you sit on re, the throne. Oh. Voi vi sedete sul trono e pensate, ah! Momento mori! Remember! Ricorda! For how long will you sit there? Per quanto tempo siederai qua sul trono? Who is on the gallows? Chi è sul luogo di impiccazione? With a noose around their neck. Con una corda attorno al collo. Who? Chi? Everyone. Tutti noi. No, this is called Gyan, knowledge. Questo è chiamato Gyan, conoscenza. Not MAPHD, this is not. Knowledge. Non master and non maestri e dottori. The knowledge is to understand that you are a soul and you are in this cycle of birth and death. La conoscenza sta nel comprendere che noi siamo anime e siamo in un ciclo di nascite e morti. So every day he was praying to the Supreme Lord. Quindi ogni giorno lui pregava al Signore Supremo. And by the mercy of
Krishna. E grazie alla misericordia di Brahman Pramate Kon Bhagyavan Jeev Guru Krishna Prasadi Pai Bhakti Ladavich. Sri Krishna sent a guru to him. Shri Krishna gli inviò un guru. He sent his own associate Vishvaksen. E gli mandò il suo proprio, il suo intimo associato Vishvaksen. We worshipped Vishvaksen yesterday in the Guru Puja. Noi ieri nel Guru Puja l'abbiamo onorato. So Vishvaksen came to him in the form of his guru and gave him Diksha initiation. Quindi Vishvaksen venne nella forma di questo guru e gli diede l'iniziazione. What is Diksha initiation? Cos'è l'iniziazione? It has five stages. Ha cinque stadi. Five ways in which the samskar, your spiritual samskar, is gradually built up. Cinque stadi attraverso i quali la nostra, i nostri samskar, la nostra spiritualità viene costruita. Tapa pundram tatha nama mantro yagas panchamaha amihi pancha samskara paramai kanti hetavaha. The first one is called tapa. Il primo stadio è chiamato tapa. So the general meaning is that the guru takes a brand, iron, with the marks of Vishnu on it, and heats it in the fire and then brands you. Il primo significato è che il guru prende un marchio con il simbolo di Vishnu e ti fa un marchio. Huh? With the conch shell, the shape of the conch and the chakra and so on. Con la forma del chakra e così via. And this you have to have renewed every year. E questo deve essere fatto di nuovo ogni anno. On the day after the Shayana Ekadasi, on Dwadasi day. Nel giorno dopo l'Ekadasi, Dwadasi. So this is a good test to see if you really want initiation. Questo è una buona prova per vedere se te vuoi veramente l'iniziazione. Oh, who wants initiation? Yes, me. Okay, come here, let me brand you. Chi vuole l'iniziazione? Oh, io. Ok, venite qua e fatevi marchiare. This will sort out who is here. Questo era un modo per vedere se uno era. Veramente sincero. So, il vero significato di tap è anutap, il rimorso. So when we hear from the saint the transcendental knowledge, then we regret. Ah, oh, what am I doing with my life? I have wasted my time. Quando noi ascoltiamo e abbiamo sincerità verso il discorso del guru sul mondo trascendentale, noi pensiamo, oh, cosa sto facendo della mia vita? This is the first step of initiation. Questo è il primo passo dell'iniziazione. Then pundram means the guru gives you tilak. Poi pundra, il guru ti mette il tilak. So this is two lines going up. Queste due linee che vanno verso l'alto. Come to the point where Krishna is born. Then all people come with toys and they give toys for the baby. And they have a Balagopal Vishnu deity and swing him and give toys to him. Quando arrivarono appunto Krishna nacque e portarono, ognuno portò dei giochi, li mise davanti alla divinità del tipo Gopala e si sparano. Then as they go through the chapters, when they come to the worship of Daniel, all the people bring presentations of preparations of food on their heads and they make Anukut festival for worshipping Govardhan. E quando arrivarono al punto in cui di Govardhana, e loro portarono della frutta, del cibo su dei piatti e fecero l'onorano Govardhan. Oh, and when Radha and Krishna meet together for the first time in Rasa Lila. E quando Radha e Krishna si incontrarono per la prima volta nel Rasa Lila. Then they have an arti for Radha and Krishna. Allora fecero un arti per Radha e Krishna. And swing festival. E un festival con un'altalena. So anyway, the devotees are not only listening to Srimad Bhagavatam as if it were history, but it's happening in real time right now. In questo modo. I devoti non solo ascoltano lo Srimad Bhagavatam, non ascoltano come se fosse solo una storia, ma it's happening in real time right now. But they do as it lo fanno come se stesse accadendo in questo momento. So this is real hearing. Questo è l'ascolto giusto. So in the same way the king was hearing from Ramayana. In questo modo il re stava ascoltando dal Ramayana. But his guru, when he got to the sad parts, he was keeping those chapters. Ma il suo guru, quando arrivava alle parti
tanti tristi, saltava il capitolo. And when they got to the happy parts, he was elaborating on it more and more. E quando arrivavano alle parti felici, lui le allungava, elaborava su esse di più. Because he didn't want to disturb the king, because if the king was disturbed, the whole country would be disturbed. Perché lui non voleva disturbare il re, visto che se il re era disturbato, tutto il paese era disturbato, tutto il regno. So then, after some time, his guru, he had some responsibility, obligations. He had to visit another country. Dopo del tempo il suo guru aveva degli obblighi, doveva visitare degli altri paesi. So the king's guru told his son, "Listen, I have to go now. While I'm away, I want you to, you should read the Ramayana for king." Quindi disse a suo figlio. The guru told his own son that he had to read for the king. Quindi il guru disse al proprio figlio, gli diede il Ramayana e gli disse: "Mentre io sto via, tu devi leggere." Allora venne al palazzo per leggerlo al re, per leggere la Ramayana al re e ai suoi ministri. But one problem was there that his father forgot to tell him, don't read the sad parts. Ma ci fu un problema che suo padre si dimenticò di dirgli non leggere le parti tristi. So the son, he saw where the marker was in the book and from there he was reading. Quindi il figlio semplicemente vide dove era il segno nel libro e iniziò a leggere da lì. So he got to the part in the Ramayana. Quindi arrivò alla parte nel Ramayana. Where the demon Ravana came and kidnapped Sita Devi. Quindi arrivò alla parte in cui Ravana venne e rapì Sita Devi. And he took Sita to his kingdom in the island of from anyone. Infatti non devono mai diventare arrabbiati con qualcuno. If something happens to them, they think, "Oh, this is my fault. It's happening to me." Anche se prendono un'offesa, perché se qualcosa succede, loro pensano, "Oh, questo sicuramente è a causa mia." It is a result of my own sins. Questo è il risultato dei miei stessi peccati. So they don't blame others. Quindi non giudicano mai qualcun altro. But then the king decided. Ma allora, però il re decise. Here, offense has been made to the Vaishnavas. Qua è stata fatta un'offesa ai devoti. So I cannot stay in this place. Quindi non posso rimanere in questo luogo. I will leave the palace. Io abbandonerò il palazzo. I would rather enter into fire than to stay in the company of persons whose mind is turned away from God. Io preferisco gettarmi nel fuoco che stare nella compagnia di persone che hanno abbandonato, che non rivolgono la loro attenzione a Dio. Sangatyagat chatobrite sadbe bhakti prasidyati. Your devotion becomes successful when you give up the attachment for the worldly minded persons, because that attachment will turn your attention towards the lust and anger and greed. La vostra vita diventerà un successo se voi portate via lo sguardo, l'associazione dalle persone materiali, perché la loro associazione può portarvi ad avere dell'avidità materiale. You become indifferent to God. E potreste diventare indifferenti a Dio. Even a person who in their meditation can see the lotus feet of Krishna, in the presence of a person who is not devoted, they feel shy even to remember their Ishtadev. Anche una persona che meditando riesce a manifestare i piedi di loto di Krishna in presenza, in compagnia di una persona con una mente materialistica, si sente timido a ricordare Krishna. So Sadhu Sangha, the association of saints, this is our greatest treasure. Quindi il Sadhu Sangha, l'associazione con i santi, questo è il nostro più grande tesoro. Your life has become fortunate and auspicious when you think that Sadhu Sangha is my oxygen. La vostra vita diventerà auspiciosa quando voi penserete il Sadhu Sangha, l'associazione con i santi, è il mio ossigeno. Without oxygen you cannot live. Senza l'ossigeno voi non potete vivere. So when you feel I cannot live without the association of saints, now you can think that your bhakti is manifesting. Quindi quando voi pensate io non posso vivere senza l'associazione dei santi, allora si sta manifestando la vostra bhakti. So then the king abandoned everything. Allora, and he went to Sri Rangam. Allora il re abbandonò tutto e andò a Sri Ranga. But he took with him his daughter, young daughter. Ma prese con sé la sua figlia giovane. So someone may think, "Oh, he left everything but he's still attached to his daughter." Quindi qualcuno potrebbe pensare, "Oh, ha lasciato tutto, però ha ancora dell'attaccamento alla propria figlia." So, but when he got to Sri Rangam, he arranged her marriage. Ma quando arrivò a Sri Ranga, organizzò il suo matrimonio. To Ranganath, the deity of Ranganath. A Ranganatha, la divinità di Ranganatha.
So now he did his responsibility that his daughter was married. Quindi adesso si era liberato della responsabilità che sua figlia era sposata, sposandola a questa divinità. And in the association of saints, he spent his life singing the holy names and serving the Lord. E spese la sua vita nell'associazione con i santi, cantando il santo nome del Signore. He composed many beautiful poems. Lui fece dei bellissimi poemi. Oh, Srila Prabhupada used to sing very often one of his poems. Prabhupada molto spesso cantava uno dei suoi poemi. Krishna twadiya pada pankaja panjarantam adyaiva me vishatu manasu rajahansa pranay pranaya samaye kapa vata pitay kantavarudna vidosmaranam kutaste. Oh my Lord Krishna. Oh mio signore Krishna. Just as a swan, proprio come un cigno, goes to play in the group of lotus flowers. Gioca in mezzo ai fiori di loto. And the long neck of the swan becomes all entangled with the stems of the lotuses and he becomes trapped there. E il suo collo lungo rimane intrappolato tra i fiori di loto e... So in the same way may the royal swan of my mind become completely entangled in your lotus feet. E lui diventa felice allo stesso modo, fa in modo che io rimanga intrappolato nei bellissimi tuoi piedi di loto. When? Quando? Today. Oggi. It must happen today. Questo deve succedere oggi. Because if I just wait and think, oh, I'll remember Krishna at the time of death. Perché se uno pensa, oh, io ricorderò Krishna al momento della morte, dov'è la fretta? Cantava Rodna Vidò. You think that you'll waste your time and just remember Krishna when you'll die. Not so easy. Se tu pensi che puoi sprecare il tuo tempo e poi ricordarti di Krishna solamente al momento della tua morte, scoprirai che non è così facile. Kapha Vata Pitta. At that time, the three humors of the body, Kapha, Vata and Pitta, mucus, bile and air, they become in disarray and you start to choke. You cannot breathe. And at that time there's extreme distress. C'è uno stress enorme nel momento della morte. Then how will you meditate? E come riuscirai a meditare in quel momento? So he's saying, not at the end of my life, my Lord. Right now I want to be fully absorbed in you. Quindi lui dice non al momento della mia morte. Proprio oggi, mio Signore, io voglio diventare assorbito nel tuo ricordo. Otherwise my life will be spoiled. Altrimenti la mia vita sarà sprecata. And especially he said a very beautiful prayer for the service of devotees. E specialmente lui ha fatto una bellissima preghiera per il servizio ai devoti. So that is our verse for today. E questo è il nostro verso per oggi. Everyone can sing. Ognuno di voi può cantare. Mat janmana palamidam madukaitavare mat pratniya madanugara esha eva tvat pritya pritya paricharika pritya pritya pritasya pritya iti mam smaralokanata. Very beautiful. Molto bello. Mat janmana palamidam. Mat janma means my birth. Mat janma significa il mio compleanno. In this human form of life. No, la mia nascita in questa forma umana. It has one fruit. Ah, un frutto. Phalamidam means this is the fruit of my life. Phalamida significa questo è il frutto della mia vita. Oh Madhukaitabare, oh Krishna. Oh Krishna. This is mat pratania. This is the only thing I am begging for. Questa è l'unica cosa che elemosino. Madanugrahaya, and the only thing which I consider your mercy upon me. E l'unica cosa che io considero la tua misericordia su di me. What is that? Qual è? Paricharika means the very personal attendant who combs your hair, cleans you, dresses you, feeds you. E paricharika significa il tuo servitore più vicino che ti taglia la barba, che ti dà da mangiare. So, tvad britya. Britya, paricharika, britya, britya, britasya, britya. Britya, britya, paricharika, britya, britya, britasya, britya. It is smara lokanata. O Lord of the universe, I only pray that when you think of me, you think
that I am the servant of the servant of the servant of the attendant of the servant of the servant of your servant. Oh mio Signore, quando io prego a te, voglio che tu mi renda il servitore del servitore del, del più intimo servitore del servitore del servitore del servitore di te. And my Lord, if you only remember me in that way, I consider this to be the fruit of my life. E mio Signore, se tu vedi a me come così, io lo ritengo il più alto frutto che potrò ottenere nella mia vita. Why? Perché? Because Chaitanya Mahaprabhu said, Prabhu kohe Vaishnava seva nama sankirtan dui kori shigra prabhe sri krishna charan. When we become the servant of the devotees, then when we chant the holy name, Krishna comes and offers his lotus feet to us. Perché Mahaprabhu diceva, quando noi diventiamo i servitori dei devoti, quando noi cantiamo il santo nome di Krishna, Krishna viene e ci dà i suoi piedi di loto. This is the essence of spiritual life. Harinam and Vaishnava Seva. Serving devotees and chanting the holy name. Questa è l'essenza dell'insegnamento vedico, Harinam e Vaishnava Seva, il canto del santo nome e il servizio ai devoti.